Siamo proprio nei pressi del comune di San Giovanni Teatino per questa tornata elettorale che ormai è giunta quasi all'epilogo, per congratularci ovviamente con il nuovo primo cittadino di San Giovanni Teatino. Manca solo l'ufficialità. Sì, aspettiamo l'ufficialità, ma penso che non ci sono dubbi e questo mi riempie di gioia e proprio è di orgoglio. È un orgoglio veramente pazzesco, perché la città ha deciso e non se ne pentirà. Ecco, soprattutto perché è stata una corsa a quattro molto lunga, c'era chi era partito anche anzitempo, questo rende doppiamente merito alla sua coalizione. Sì, una coalizione veramente che ringrazio tutti dal primo all'ultimo, con tutta la squadra anche di sostenitori all'esterno, perché veramente è stata una bella squadra ed è una bella squadra e tale rimarrà, perché nessun pezzo si perderà per strada. Chiunque ha lavorato sarà giustamente premiato da me, come siamo già stati premiati noi tutti dai cittadini. Ora è l'ora del fare. Quali sono i vostri progetti che vorrete far partire immediatamente? In primis quello di completare le opere che abbiamo in corso, che sono tante, ma nel suo tempo partire con un programma veramente intenso, un bel programma, a partire dal, come prima progettazione, quello di portare avanti la nuova sede comunale e quant'altro. Adesso, poi oltre a questo ci sono anche tante altre iniziative del programma, quello di pensare anche agli animali, perché anche le quattro zampe hanno diritto di essere riconosciuti anche loro parte del territorio, così come tutto ciò che è il territorio sarà, diciamo, il tutto migliorato dal verde a quant'altro. Guarda, vorrei fare tante cose, ma ne faremo veramente tante. Di questo non sono certo, perché la squadra c'è, la squadra è grande, la squadra ha voglia di lavorare. Agli avversari dico solo che hanno sbagliato tattica. A me la nostra tattica, il nostro modo di lavorare, il nostro modo di essere tra la gente, col sorriso e col cuore in mano, ci ha portato a una risposta positiva, a differenza di chi ha lavorato in modo diverso. E questo mi dispiace, perché io ho sempre invitato loro a fare una campagna elettorale diversa, loro hanno preferito l'altro modo di fare, noi abbiamo preferito quello della solidarietà, del sorriso, la città che sorride, e lo faremo sorridere. Ecco, appunto, la città che sorride, la Respubblica, come diceva lei, è un insieme di forze. Il rapporto dunque con queste tre forze di minoranza? Ma il rapporto sarà un rapporto senz'altro costruttivo, mi auguro che sia volontà veramente di lavorare per costruire, non per distruggere, ma noi siamo pronti a lavorare per costruire, quello è importante. Poi chi vuol bene al paese come noi ci seguirà, almeno me lo auguro, diversamente pazienza, si perderanno per strada.